Carissimi fratelli e sorelle in Cristo risorto, il Vangelo di Luca racconta di un cammino, quello delle donne, che sembra richiamare l'inizio della liturgia di questa veglia pasquale che stiamo celebrando. Anch'esse escono di casa quando era ancora buio e si incamminano verso il sepolcro, giungendo adesso alle primissime luci dell'alba. Così anche noi siamo giunti qui per celebrare la veglia pasquale e processionalmente abbiamo aperto questa santa liturgia nel segno della luce del Signore risorto. Si tratta del cammino della fede, che è sempre un passaggio dal buio alla luce ed avviene mediante diverse tappe di conversione. La Chiesa, infatti, proprio in questa santa notte ci fa celebrare il battesimo dei catecumeni e questa sera abbiamo la gioia di amministrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana, cioè battesimo, cresima ed eucaristia, ad un giovane dell'Albania, Andi, che aggiunge anche il nome di Andrea, uomo forte. Gli auguriamo di essere forte e saldo nella fede, nonché convinto testimone del Signore risorto. Le donne intendono prendersi cura del corpo di Gesù, ma alla fine non trovano il suo corpo nel sepolcro. Desideravano lenire i segni cruenti della sofferenza subita da Gesù, ridando dignità al suo corpo martoriato, affinché fosse conservato nel sepolcro con più decoro. Ma faranno esperienza di come il Signore sempre ci precede e di come non è mai l'uomo che può fare qualcosa per Dio, ma è Lui che ha già fatto qualcosa, o potremmo dire meglio, ha fatto tutto per noi. Tuttavia, cercavano ancora il senso di quanto era accaduto. Dov'è il corpo del Signore? Si domandavano che senso avesse tutto questo, riferisce l'Evangelista Luca, e si mostrano vigilanti, in atteggiamento di disponibilità interiore perché le rende pronte all'ascolto. Esse hanno così una visione di angeli, ma al centro della visione c'è il dono di una parola. Innanzitutto c'è dunque un incontro, un fatto, un evento che rende presente l'irruzione di Dio nella storia. Ciò avviene sempre attraverso molteplici mediazioni. Qui abbiamo quella degli angeli. Quando l'uomo fa esperienza della presenza di Dio, reagisce sempre in due modi: paura e nello stesso tempo fascino. L'esperienza di Dio e del sacro ad essa correlato è sempre qualcosa di tremendum et fascinans. Per questo le donne, alla vista dei due angeli in abiti sfolgoranti, tengono gli occhi rivolti verso il basso, addirittura il volto chinato a terra. La rivelazione angelica invita le donne a ricercare luce nelle parole che Gesù aveva pronunciato nel tempo della sua predicazione. In particolar modo, quando Gesù aveva iniziato a rivelare ai discepoli che nel suo cammino verso Gerusalemme avrebbe incontrato la croce e che era necessaria la sua sofferenza fino alla morte. Bisogna, dicono gli angeli, cioè è necessario, occorre. Quell'atroce sofferenza era inevitabile per Gesù. Era questo il modo con il quale il Padre aveva voluto far convergere sul Figlio le sofferenze degli uomini e delle donne di tutti i tempi e di tutte le generazioni. Pensiamo al vaticinio, ecco, di Isaia: al Signore piacque di prostrarlo con dolori, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato le nostre iniquità. Le sofferenze di tutte le generazioni, anche di quelle del nostro tormentato e drammatico tempo, la pandemia e le sue conseguenze, la guerra sacrilega, come l'ha definita Papa Francesco, in Ucraina, con il suo strascico di morte, di distruzione, di lacerazioni sociali, di povertà dilagante
che lambisce anche le nostre società dei consumi e del benessere, perché tutto ciò fosse ricompreso nella luce della risurrezione. Tutte queste sofferenze, le sofferenze del Cristo, le nostre sofferenze vanno rilette e interpretate alla luce della risurrezione. Le donne, insieme ad esse tutta la comunità cristiana, devono quindi ritornare alle parole di Gesù. Così come canta il salmista: alla tua luce vediamo la luce, e poi ancora: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. L'itinerario della fede dovrà consentire loro di riappacificarsi con le parole che aveva rivolto loro il Maestro. Nella parola di Gesù c'è sempre e solo vita eterna. Anche le prime comunità cristiane fecero questo tipo di operazione: identificare quei luoghi nei quali si poteva continuare a fare esperienza di Dio, la parola e l'Eucaristia in modo particolare, e poi provare a ricordare ogni cosa, non mediante un mero sforzo umano, ma invocando il dono dello Spirito. È lo Spirito Santo, infatti, che consentì loro di ricordare con una rinnovata intelligenza e comprensione delle cose quello che Gesù aveva detto e fatto. Dal ricordo, illuminato dalla Pasqua e ancor più dalla Pentecoste, nasce l'annuncio e la testimonianza. Anche se la testimonianza delle donne non veniva accolta come autorevole, infatti, dice il testo di Luca, quelle parole parvero a loro come vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro si alzò e corse verso il sepolcro. Giunto lì, si chinò e vide i teli. Nella versione lucana del racconto, Pietro è solo. Sappiamo però che c'era anche Giovanni. Pietro rappresenta la comunità degli apostoli. Egli colui che aveva professato Gesù come il Cristo: tu sei il Cristo, tu sei il figlio del Dio vivente, e lo aveva fatto non per suo merito, ma per una rivelazione del Padre. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Nel suo chinarsi per cercare di vedere c'è tutto il cammino della Chiesa, che ricorderà le parole di Gesù e il suo dire apertamente di non essere venuto per essere servito, ma per servire. Così dovrà fare anche la Chiesa alla scuola del suo Signore e del suo Maestro: chinarsi per vedere. Se si sta troppo in alto, si vede solo dall'alto. Se ci si china, si può scendere fino a toccare col mano le umane sofferenze, le piaghe purulente dei nostri fratelli, dei poveri, dei diseredati, degli emarginati, degli scarti delle nostre opulente società occidentali. A Pietro basterà vedere i teli dove era avvolto Gesù. Il suo corpo non è stato da essi trattenuto, il Signore è risorto. Questo è il messaggio che ciascuno di noi, carissimi fratelli e sorelle, in questa notte deve fare suo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Il nostro mondo, travagliato e sofferente, ha bisogno di testimoni credibili della risurrezione del Signore, che con la propria vita, la propria testimonianza di amore, di gioia, di servizio, di misericordia, gridino al mondo: davvero il Signore risorto, Egli è il vivente, Egli è qui, io l'ho incontrato. Padre Pio da Pietrelcina, che per 52 anni in questo luogo crocifisso con Cristo ha reso presente il Signore risorto, lo ha incarnato in ogni istante della sua vita, lavorando strenuamente per far sì che tanti fratelli e sorelle, schiavi del peccato, dell'errore, del male, potessero risorgere con Cristo a vita nuova. Tutto il suo instancabile ministero pastorale è stato volto a riscattare dalla tomba e dalle tenebre del male i peccatori e a far emergere in essi la bellezza della vita nuova in Cristo risorto. Possa Egli ora intercedere dal cielo
perché anche noi possiamo davvero risorgere con Cristo ed essere nel mondo i veri testimoni della sua risurrezione, servitori della gioia e della speranza per tanti nostri fratelli. Buona e santa Pasqua di risurrezione a tutti. Amen.